Sindaco Consoli, pochi minuti fa abbiamo sentito dall'onorevole Leanza che lunedì scorso l'assessore alle attività produttive Vancheri era presente al MISE ma non ha partecipato al tavolo sulla vertenza Micron perché non ufficialmente invitata. Non proprio il modo migliore da parte della Regione di dimostrare la propria presenza se attende inviti ufficiali. Ma guardi, neanche il Comune di Catania ha avuto un invito ufficiale, ha partecipato di propria iniziativa, coinvolto alle organizzazioni sindacali e anche da un filo diretto che il sindaco di Catania ha con il ministro allo sviluppo economico. Poi ognuno ovviamente agisce come reputa più opportuno. Lei nel corso del primo giorno di sciopero davanti ai cancelli Micron ha dichiarato che la Regione deve assumersi le proprie responsabilità. Che Sì, assolutamente. consiglio si sente di dare all'assessore Vancheri per far sì che la Regione prenda in mano la vicenda e non attenda inviti ufficiali? Ma guardi, la Regione può fare tanto. La Regione dovrebbe, il governo regionale dovrebbe farsi carico di far sedere attorno a un tavolo tutti i principali protagonisti, che sono non solo i lavoratori e le organizzazioni sindacali, ma anche e soprattutto la proprietà di Micron, che come sapete è americana. I finanziamenti ci sono, la Regione può attivare questi canali, sono finanziamenti europei, quindi ritengo che il ruolo della Regione non può essere di spettatore, ma di vero e proprio attore. Noi sosteniamo la protesta dei lavoratori Micron, non abbiamo accettato la posizione che Micron ha tenuto innanzi al rappresentante del governo nazionale, cioè una posizione di chi vuole togliere le tende dal nostro paese, dalla nostra regione, dal nostro sito di Etna Valley. Noi pretendiamo da Micron che arrivi con delle proposte di sviluppo.